ai nonni e ai genitori dei ragazzi il mio cordiale bentornati alla scuola. Grazie per essere stati fondamentali nel porre le premesse indispensabili affinché le aspirazioni dei nostri ragazzi potessero realizzarsi. Un pensiero a qualche collega che per questioni di sanità non è qua con noi, per come se lo fosse. Un pensiero speciale di affetto perenne ad una giovane collega che l'ho fatto. E con lui sempre, nel cuore e nei pensieri, che immaginiamo come nella luce, affacciata dal presidente del paradiso, che ci guarda e ci saluta. Ecco così. Cari maestri e allievi del 12° corso triennale, anche solo immaginare di poter migliorare talenti quasi siete. Ma oggi, ammirando non solo lo spettacolo dello schieramento, ma ben conoscendo la vostra preparazione e apprezzando i vostri valori e contenuti, penso proprio che con tutti gli istruttori che ringrazio ancora, siamo probabilmente riusciti a dare rilievo a qualcosa in più rispetto ad allora. Mi commuove la coincidenza che rinnoviate il giuramento nell'anno dell'80° anniversario del sacrificio dei martiri di Fiesole, che i vostri coetanei offrirono le proprie giovani vite per assicurare la salvezza a 10 inermi cittadini già catturati dalle truppe naziste e destinati alla fucilazione. Carissimi marescialli e allievi, abbiamo avuto e avremo ancora occasioni di considerazioni che ritengo importanti, da comandante a comandanti, quali di fatto voi già siete. Rammentiamo sempre tutti quanto il comandare sia un servizio da esercitare con umiltà e altruismo, e una virtù, il comandare è una virtù come l'obbedienza, che vuol dire guardare innanzitutto se stessi, guidare il proprio cammino senza incertezze, con sicurezza, come peraltro state facendo anche molto bene. Rammentiamo che la vita è sempre superiore a e più importante di qualunque evento. L'individuo è centrale ed è sempre immensamente più importante di qualsiasi procedura. Tutto il resto può migliorare, ma è l'individuo, per noi il nostro personale, che va compreso e capito con ascolto, pazienza e dialogo. La generosità infine deve caratterizzare le responsabilità di chiunque e ci ricorda quanto sia grottesca la generosità, ci ricorda quanto sia grottesca la ricerca dei primi posti, la ricerca della visibilità. Il coltivare egoisticamente la propria immagine con la naturale conseguenza dell'essere pronti ad essere fiscali delle cose di poco conto e rischiando di dimenticare quanto invece sia importante la testimonianza, pagando anche di persona se necessario, e il rifugire da formalismi inutili, sterili, dannosi e assolutamente da evitare. Affettuosi auguri di ogni bene a tutti, buon proseguimento del vostro corso e avanti tutta con fiducia, impegno e ottimismo. Viva il 12° corso, viva la scuola maresciale dei Brigadieri, viva la nostra arma dei Carabinieri.